Mi chiamo Andrea Zurlini, sono laureato in filosofia, mi considero un artista, un ricercatore e soprattutto uno spirito libero, un'anima in viaggio verso l'uno e verso se stessa. Ho scritto questo libro perché è frutto delle mie ricerche, delle mie attuali ricerche, di quelle che sono state fino ad oggi, nonostante la giovane età. L'ho scritto dal cuore perché è un messaggio calibrato su questa intenzione e su questa vibrazione. Esso rappresenta un messaggio e un'opportunità che io voglio dare, soprattutto che io voglio sottolineare per quelli che la conoscono, per quelli che già la praticano, per quelli che nemmeno sanno che c'è, ovvero che è la possibilità di evolvere nella propria vita, evolvere come anima, come persona, come esistenza e farlo in una certa vibrazione, farlo in un certo livello di coscienza, ovvero si può evolvere nella gioia, anche se il titolo di questo libro è Alchimisti della nuova generazione, perché questo testo rientra in una situazione, in un contesto che è a cavallo tra due ere, un passaggio fondamentale che tutti stiamo vivendo e che è innegabile non considerare e non sentire. Questo passaggio tra un'era dei pesci che dura circa 2160 anni, che coincide più o meno con la nascita di Cristo, un'era in cui si chiama appunto età dell'acquario, era dell'acquario, eone di Horus, dove tutti noi come umanità, come collettività ci stiamo avvicinando e quindi entriamo in risonanza con nuove frequenze, con un nuovo livello vibratorio dell'energia e quindi della coscienza, della percezione della realtà, della nostra vita, di quello che sentiamo di dover fare e di dover dire. Tutti noi siamo portati a cambiare, al cambiamento. Questo è sotto gli occhi di tutti. E chi non cambia viene assorbito dal cambiamento. E questo libro appunto vuole cavalcare quest'onda di cambiamento, richiamando alla adunata gli alchimisti della nuova generazione, che in realtà poi sono i ragazzi e le ragazze, i giovani di tutte le età o addirittura che hanno un'età inferiore a 30 anni, e che sentono il bisogno di farsi canale, strumento o altoparlante di un messaggio di una vastità più ampia, quasi globale, generalizzata, cioè farsi portatori di nuovi valori che devono entrare nella nostra società, nella nostra vita e trasformarci dalle radici fino alle chiome e i frutti. E tanti avvisaglie di questi cambiamenti le stiamo vivendo e le stiamo vedendo, altre ne vedremo in futuro. Gli alchimisti della nuova generazione sono le persone che si mettono in gioco completamente e ce ne sono di tutte le età e ce ne saranno sempre di più. Mettersi in gioco completamente vuol dire io non so più niente, non so che cosa è vero, non so che cosa non è vero e voglio scoprirlo, chi sono. Cosa sono venuto a fare, ma soprattutto chiedersi qual è la mia missione. Allora, per esempio, Mark Twain dice: due sono i giorni più importanti nella vita di un essere umano. Il primo è quando è nato e il secondo è quando capisce perché. E io credo proprio che questa sia l'essenza della nostra missione, della missione che abbiamo. Quando l'essere umano capisce davvero che cosa è venuto a fare, il suo potere è incontenibile, perché quello che possono farci di più grave non è la guerra e via dicendo, è toglierci il senso della nostra esistenza, il senso di quello che vogliamo veramente. E allora anche qui porto un altro esempio, quando nella mitologia egiziana, colui che lascia il corpo e si presenta alle porte del paradiso, prima di farlo entrare, insomma, gli vengono fatte due domande principali, anche qui due domande. E la prima è: c'è stata gioia nella tua vita? E poi la seconda domanda è: la tua vita ha portato gioia agli altri? E questa in fin dei conti, la vera domanda, perché al di là di tutto il nostro sforzo per vivere o per sopravvivere, è la realizzazione del proprio compito, il processo di individuazione di ciò che siamo, che non è ovviamente ridotto in questa vita, è un processo, è un viaggio che dura nelle vite, nel corso della nostra esistenza, che va ben al di là di quegli 80 anni, bene che vada.
E quindi questo libro vuole rassicurare il lettore, vuole anche condurlo in questo livello di coscienza, ovvero c'è una tua missione, qual è? E soprattutto questa vita non deve diventare uno sforzo, perché altrimenti è anche possibile lasciarla, è possibile anche fare il grande passo all'indietro allora a questo punto, fare come gli stoici, fare come Seneca. Questa vita deve essere una cavalcata sull'onda della nostra evoluzione e si può imparare a farlo, si può imparare a non perdere quest'onda, si può imparare a sfruttare la corrente della vita stessa, entrarci profondamente dentro e soprattutto fidarsi, imparare che cosa vuol dire avere fiducia e vedere come il potere della fede, che attenzione non è la fede in una religione, in un dogma, in un guru, è la fede nella propria missione, è la fede che tutto è uno, che la nostra esistenza ha un senso nei confronti di quell'uno che tutti siamo e dove ognuno di noi ha quello strumento che deve suonare, che insieme a tutti gli altri compone una sinfonia, una meravigliosa sinfonia. Questa è la fede nella propria audacia di voler scoprire chi siamo. E allora affrontare queste tre tappe, questa triplice iniziazione che è conosci te stesso, purifica te stesso, realizza te stesso.